Ebbene sì, è arrivato il momento di farvi vedere le prime prove con l'86. Dobbiamo però ringraziare lo sponsor di questo video, dobbiamo ringraziarlo tutti. È inutile che dovete ringraziarlo anche voi, sennò questo video non sarebbe qua. E anche oggi, con immenso piacere, lo sponsor da ringraziare è De Agostini. Questa nuova collezione infatti è dedicata a tutti i veicoli di supporto che hanno partecipato ai rally di tutto il mondo. Ci sono diversi modellini, tipo questo. Sono tutti in metallo e sono dipinti a mano. Questi io li utilizzerò per arredare il nuovo studio. Sto facendo un nuovo studio, abbandono questo cesso che vedete dietro di me. Chi si abbonerà entro il 14 gennaio avrà un modellino in più. Chi si abbona con una carta di credito o un PayPal ne avrà un altro in più ancora. Quindi dovete essere veloci e un pochettino tecnologici. Dai. Il codice sconto è regalorelli, il link da cliccare è in descrizione. Grazie De Agostini per aver sponsorizzato questo video e noi andiamo all'86. Carissimi benvenuti, siamo ad Adria finalmente, guardate chi c'è qua con me. Grande lega, oggi saremo la drift car of passion. È talmente alto che non sta dentro nell'inquadratura. Facciamo aprire il portellone, vediamo cosa c'è dietro. Apriamo rega, tenetevi pronti ragazzi. Albi, apri il portellone. Oh shit, avviciniamoci. Era qui che ci attendeva. Ma non è lugar. Diamo un po' di gas. Oh, sto dando, era il freno quello. Oggi testiamo la macchina e poi? E poi ci spacchiamo contro i muri. No, andiamo come i pazzi. Sembrava tutto semplice, ma c'è sempre un problema con queste macchine. Meno male che Albi l'ha fatta funzionare. Il motorino d'avviamento di 36 anni fa funzionava ancora, attenzione Toyota. Fammi vedere le foto dopo. Ecco quale foto in sovrimpressione del motorino. Funzionava in questa condizione, cioè era disintegrato. Solo che assorbiva un po' di corrente, quindi l'abbiamo cambiato. E la macchina ora gira che è un amore. Andiamo a provarla? Andiamo a provarla. Oh.
abbiamo fatto il giro con l'86. Come dicevo, le gomme erano già quasi finite. Infatti a un certo punto hanno incominciato a mollarmi. E eccole qua. Prima di fare un altro giro, il signor guada. Andiamo dentro? Come? Questo si chiama il rumore delle bestemmie. Aspetta, vai. Ancora? Cazzo, ma suona come due parole. Qui ad Adria è sempre tutto di corsa. Ogni volta. Adesso mi piacerebbe anche fare una merda di live, ma è già notte fuori. Ma in realtà sono le 5 e notte. Quindi non lo so. Facciamo altri due giri. Io finisco ste gomme definitivamente. Adesso aiuto Guada a cambiare le sue. Abbiamo lavorato fino adesso e adesso che potevamo girare è notte. È una cosa odiosa. Bene, mettiamo questo sotto il differenziale posteriore che è qua al centro e tiriamo sulla macchina. Perché tu parli? Tu parli, ma non conti un cazzo. No, ma con chi ce l'hai? Mi sta guardando. Tu parli. Ma non, no. Bro, ma la spalla di questa gomma, non so, mi sembra un po' esagerata, no? Un po' fumaccio. Va bene ai cavalli, ma non so. Dove volevi andare a fare rally? Dalbo, col BMW. Sì, bro. Dai, faccela sognare, sì. Sì. Datemi il 321 come prima. Sì. Vai, buttati dentro, uomo, che ti drifto nel c***o. Merda, raga, non vedo niente. Non vedo niente. Abbiamo lavorato anche oggi. Come potete vedere lì ci sono i fantastici corsisti che stanno facendo i loro bei giretti con BMW. Dopo ve li faccio vedere. Però io intanto volevo scaldarmi un po' con questa macchina qua. Magari fare due giretti easy, il bello l'abbiamo fatto ieri. E le gomme sono finite. In più ho scoperto che sono del 2007. Ecco perché sono esplose subito. Guardate le crepe. Stai riprendendo. Ok, volevo sapere se non mi dici il rec. Allora, abbiamo la nostra cameraman d'eccezione, Martina. Non si può questo? No, ok. Facciamo un paio di tondini. Dovremmo arrivare a un'ottantina di gradi almeno dell'acqua e un 80-90 di olio. Abbiamo già visto che parte molto molto facilmente. Ho fatto adesso due prove. E sul bagnato, con le gomme del 2007 finite, diciamo che è come andare sul ghiaccio, ecco. Ah!
Allora vi faccio vedere un po' com'è una giornata, diciamo, alla Japan Drift Academy, perché effettivamente ancora non si è visto molto. Vabbè, lì vediamo l'istruttore, guarda, quello è un corsista, e abbiamo l'altro corsista lì. In realtà sono due le macchine, infatti prima giravano in due, non ho ancora capito perché una l'ha messa via, forse perché lui il corso l'ha finito e lui lo deve finire. Comunque vediamo cosa gli fa fare. Gli stai facendo fare l'inizio dell'avanzato? Come? Ok. Ok, gli sta facendo provare l'attacco lungo. Evidentemente questo ragazzo con l'intermedio era molto bravo e quindi gli sta facendo fare anche un po' dell'inizio dell'avanzato con l'attacco lungo. 16 anni, signori! 360 a 16 anni, oh mio Dio! È troppo forte, non ci credo! Fammelo vedere sto dopo! Faccelo vedere sto dopo! Sì? Eccolo! Dai, allora! Questo ragazzo qua devo dire che è molto bravo. Quello che avete visto prima con la felpa rossa ha 16 anni. 16 anni! E già si faceva il suo bel 360, niente male. Questo qui invece credo sia un po' più grande. E infatti si vede che ha, diciamo, più esperienza. E è riuscito a fare bene l'8, girava molto bene. Infatti adesso gli sta facendo fare questo attacco lungo. Mi raccomando, bro, ti vogliamo dentro... nel cartodromo addirittura. Vai! Oh la madò! Allora, per tutto il video non ho fatto neanche un voiceover, ho voluto lasciare parlare un po' il video senza doverlo raccontare. Pareri? Preferite quando faccio lo storytelling? Fatemelo sapere nei commenti. Comunque, per un video del genere riusciamo a fare 20.000 like o è chiedere troppo? Dai su, non fate i tirchi. Vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video e su Twitch, cercate Passione Motori Live. Ciao belli!